Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di giochi, quindi giochi, console e in particolare della ROG. È una console, si chiamano handheld, cioè praticamente sono delle console portatili che potete appunto tenere ovviamente in mano come se fosse alla forma di una Switch, insomma, di una Nintendo Switch. Però la particolarità di questo strumento qui è che gira con Windows, quindi sostanzialmente potete andarci a installare tutto quello che volete, qualsiasi programma Windows è compatibile appunto con questo strumento. Come vedete, a parte lo schermo centrale che spicca su tutto, è un 7 pollici, quindi diciamo non è neanche tantissimo grande, ai lati c'ha i controller, quindi gli analogici, i tasti con configurazione Xbox, però per quello che andiamo a vedere noi dopo funzionano anche per quanto riguarda la PlayStation. C'è il pad direzionale e qui dietro vedete che ci sono i grilletti. Qui sopra c'è il tasto di accensione che è anche un sensore di impronte, i tasti per il volume. Qui abbiamo una porta che serve anche da docking station per eventualmente collegarla a un monitor esterno, però insomma sostanzialmente c'è una porta USB-C e un attacco proprietario. Qua vedete lo slot per la scheda SD e qui l'ingresso per il jack da 3,5 per le cuffie. Ovviamente connettività completa per quanto riguarda il Bluetooth, Wi-Fi 6. Questa è la versione con il processore AMD Z1 Extreme, quindi quello che ha sostanzialmente 8 core completamente abilitati. C'è la versione che costa un po' meno, che è la Z1 normale, che ha solamente 4 core abilitati per il funzionamento appunto del sistema. Quindi diciamo che la Z1 Extreme va un pochino più veloce. 12 giga di memoria RAM e 512 giga di memoria interna con un SSD di tipo M2 che è integrato qui dentro, che si può anche andare a sostituire. Però insomma abbiamo la possibilità di espandere la memoria tramite la schedina SD, quindi senza stare a smontare tutto, è possibile andare a incrementare la memoria con l'utilizzo della scheda SD. Non vi sto a dire nient'altro di particolare perché su internet trovate a dozzine, tonnellate di video riguardo a questa qua. Alcuni sono in lingua inglese, qualcuno anche in italiano, fatto abbastanza bene. Quindi non mi sto a dilungare troppo sulle caratteristiche, sul funzionamento di questo dispositivo qua. Quello di cui volevo andarvi a parlare oggi è il funzionamento con i giochi PlayStation. Allora, questo è un dispositivo Windows, quindi per quanto riguarda Xbox, il cloud Xbox funziona alla grande, è una bomba, funziona benissimo, tutto molto fluido. Il gioco in cloud funziona benissimo. Questo è un computer sostanzialmente, quindi potete andarci a installare sopra i giochi e li riprodurrà nativamente. Chiaramente bisogna trovare un po' di bisogna scendere un po' a dei compromessi, non si può sparare tutto a ultra perché comunque il processore è sì abbastanza moderno, la scheda grafica integrata e dedicata è potente sì, ma non ce la fa ovviamente a potersi paragonare a un computer fisso, però diciamo che le sue soddisfazioni le dà. Chiaramente giocare a Full HD, quindi 1080p, diciamo per avere un po' più di FPS si può scendere tranquillamente a 720p su uno schermo così piccolo e giocandoci a una distanza abbastanza ravvicinata non dà nessunissimo fastidio. Quindi mondo Xbox, mondo PC, mondo Steam, quindi potete installare Steam e scaricare i giochi da Steam e funzionano. Quello che volevo farvi vedere, che è una cosa un po' più particolare, è il mondo Sony PlayStation, perché Sony è un po' la Apple del mondo videogiochi, perché per far funzionare le cose con PlayStation ci vogliono i suoi accessori originali. Non c'è versi. Ho provato a collegare il DualShock 4, ho provato a controllare il DualSense, quindi quello della PlayStation 5, via Bluetooth qui e l'applicazione ufficiale semplicemente non lo riconosce. Ovviamente funzionerà tutto se lo collegate con il cavo, però insomma un dispositivo portatile, io cavolo, ho comprato questo, c'ho lo schermo, c'ho i controlli, voglio utilizzare questo, non voglio utilizzare nient'altro, non voglio collegarci un altro controller, un filo che gira, un altro dispositivo, è una noia. Io voglio utilizzare tutto così com'è, cioè ce l'ho già pronto, perché devo collegarci dell'altra roba? Tito un po' per trovare la soluzione ideale per far funzionare tutto, voi mi direte, ma perché non hai usato Chucky?
Chucky sì, funziona, però non ha alcune funzioni che mi interessavano a me. Per esempio, io adesso sto giocando ad Alan Wake, no? Alan Wake, per entrare nella mappa e per entrare nel palazzo mentale, luogo mentale, non mi ricordo come si chiama, bisogna andare a cliccare sul touchpad della Play, del controller della Play. Se clicchi verso destra ti apre la mappa, se clicchi verso sinistra ti apre il luogo mentale. È vero che tutti dicono sì, ma che te ne frega, basta che vai a configurare questi due tasti posteriori. Uno lo configuri come tasto PlayStation, quindi quello centrale che ti apre il menu per poi andare a spingere la console, e l'altro tasto lo configuri con il tasto T, che serve per abilitare il touchpad. Sì, ma il touchpad, quel tasto di T ti simula solo la pressione del touchpad, e nel caso di giochi in cui il touchpad ha una sola funzione, ovvero che so, aprire la mappa, una sola funzione, lo clicchi e funziona. Però nel caso per esempio di Alan Wake, che a seconda, no, di dove vai a toccare ti apre una funzione diversa, allora qui bisogna andare avanti, bisogna andare a trovare un'altra soluzione. Allora, che cosa ho fatto? Praticamente noi andiamo a utilizzare Armory Crate, che è, diciamo, l'applicazione di Asus per avviare i giochi e per configurare i profili. Vedete, io adesso ho due Chucky, ho il Chucky normale e il Chucky 4Deck. Il Chucky 4Deck è nato per la Steam Deck, sostanzialmente. Steam Deck, a livello di personalizzazione dei tasti, forse è fatta un pochino meglio. Se vedete le impostazioni che ci sono qua sulla... per quanto riguarda Armory Crate, non c'è la possibilità di andare a configurare niente di particolare, possiamo solo scegliere se il gioco deve partire in modalità desktop o modalità controller. Però se noi andiamo ad aprire Chucky 4Deck, vedete, è partito, io ho già configurato le PlayStation, non vi sto a dire come fare, tanto trovate i video online, o comunque giù in descrizione vi metto un paio di guide che ho seguito io per farlo funzionare bene. Vedete, adesso io ho la PlayStation in stand by, quindi ci clicco due volte e la vado a inviare il pacchetto per fare accendere la console. Ok, console online, doppio clic e vi fa partire lo streaming. Ok, vedete, lo streaming adesso è della Play, la Play sta al piano di sotto, io sono al piano di sopra, e vedete che funziona benissimo, non ci sono ritardi nell'invio dei comandi, è tutto molto abbastanza fluido. Ora sto trasmettendo lo streaming 720p, quindi in full, non in full HD, però a 60 fps, quindi diciamo che è molto fluido. I tasti funzionano tutti, ho provato tutte le varie combinazioni, ho provato i grilletti che, se li premete, vedete, corre più veloce, insomma direi che funziona tutto bene. Qual è il problema? Che come vi ho detto prima, se dobbiamo entrare nella mappa o nel palazzo mentale non funziona. Allora, con Chucky normale non c'è verso, non ci sono riuscito, però con Chucky 4Deck, vedete, se voi scorrete vi fa entrare nella mappa, nel palazzo mentale. Allora, ho notato che se scorrete con un dito solo non funziona molto bene, se scorrete con due dita è tutto molto più immediato. Cioè, due dita. Quindi diciamo che con questo sistema Chucky e giocare con la Play è un piacere, perché funziona benissimo. Come mi è capitato a me, che ho il bimbo che magari vuol guardare il cartone animato perché sennò non cena, e allora lui guarda il cartone animato, mangia, e io posso giocare alla Play e andare avanti con questi cazzo di giochini, che sennò è un casino andare avanti. Come si installa Chucky? Scaricate il pacchetto zip, giù in descrizione vi lascio il link dove poterlo andare a scaricare. Lo decomprimete sul desktop o in una cartella che avete voi, io nel mio caso l'ho compresso sul C, e vedete, io ho Chucky e Chucky 4Deck. In nostro caso andiamo su Chucky 4Deck. Una delle cose che dovete fare, vedete, questi sono tutti i file, la prima cosa che fate dopo che l'avete fatto, che avete decompresso l'archivio zip che avete scaricato, andate nella cartella audio e cancellate il file qtaudio con l'underscore windows.dll. quello lo dovete cancellare perché sennò vi darà problemi sull'audio.
Giù in descrizione vi lascio anche il link sulla procedura da fare per associare la vostra console PlayStation al programma Chucky. Ok, abbiamo visto come far funzionare lo streaming della Play, avere una esperienza completa, quindi senza dover scendere a compromessi. Noi con Chucky 4DEC possiamo utilizzare, giocare alla PlayStation direttamente qui sopra, utilizzando tutti i comandi che abbiamo a disposizione sulla ROG Ally. Questo trucchetto di Steam di Chucky 4DEC funziona anche ovviamente sulla Steam Deck, dove addirittura non solo potete andare a utilizzare il touchscreen per impartire comandi del touchpad del controller della Play, ma avendo il trackpad qui potete andare a, appunto, simulare il tocco del touchpad direttamente sul trackpad, e addirittura è abilitato pure il click, quindi è un po' meglio l'esperienza, secondo me, nei dispositivi che hanno il trackpad qui ai lati. Ce l'ha sia la Steam Deck che la Legion Go. Io ho optato per questa qui perché è un pochino più piccola, è un pochino più portatile, anche se comunque penso che la proverò la Legion Go perché mi piace lo schermo più grande. È vero che tutta la macchina è più grande, però la devo provare, va provata, bisogna vedere come ti sta in mano. Questa qua, diciamo che mi ci trovo abbastanza bene. C'è da dire anche che io ho messo una cover in plastica che va a proteggere totalmente la console, lasciando ovviamente liberi sia le prese d'aria che diciamo i controlli davanti, le casse acustiche, e poi c'ha un pratico supporto per poterla andare a appoggiare, vedete, su una superficie, e vi fa da, diciamo, dispositivo poggiato, e lo potete tranquillamente utilizzare, che so, se ci volete collegare il controller, allora ci potete collegare il controller, la tenete poggiata da una parte e via, oppure addirittura se avete tastiera, mouse, Bluetooth, potete utilizzarlo proprio come computer a tutti gli effetti. Qua ci gira Windows con ovviamente i suoi programmi, Office, ci volete mettere Photoshop se dovete modificare dei video. Ho visto che qualcuno su internet ci ha fatto anche girare Adobe Premiere, ovviamente va lentissimo, va lento sul computer fisso, figuriamoci su un dispositivo del genere. Comunque, finalmente, dopo giorni, notti passate a cercare una soluzione per far funzionare il touchpad su questo dispositivo, ci sono riuscito e volevo condividerlo con voi. Per questo video per ora è tutto. Rimanete sintonizzati perché vi voglio far vedere anche un'altra cosa che ho fatto con questo qua, però lo scoprirete nel prossimo video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi così non ve lo perdete. Grazie per aver visto questo video, ci si vede al prossimo. Ciao!